Giovedì 10 ottobre, alle ore 11.30, nella sala consiliare del complesso di Santa Lucia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del vincitore, tra gli istituti di istruzione superiore, di uno dei premi del TESI Cross Border Award edizione 2012-2013. Il progetto di cooperazione transfrontaliera TESI, Teaching Sustainability Across Slovenia and Italy, prevede di portare nelle scuole il paradigma della sostenibilità, grazie ad una serie di corsi aperti agli insegnanti, alla distribuzione di manuali gratuiti scaricabili da internet e alla consegna di kit come strumenti integrativi. Ci puoi spiegare brevemente cosa significa mettere in pratica nel quotidiano i concetti di buona sostenibilità? Vuol dire cambiare tutte le nostre abitudini, anche il modo di produrre per salvaguardare l'ambiente, avere un ritorno economico e avere anche un benessere delle persone e, diciamo, della società. Questo in poche parole il concetto di sostenibilità. Questo significa fare un numero enorme di azioni, cambiare un po' i nostri modi di produrre e soprattutto insegnare agli studenti il concetto della sostenibilità. Quest'anno a risultare vincitore è stato l'Istituto Tecnico Agrario Fratelli Navarra di Ostellato. La mia scuola è un istituto agrario che ha sede sia in città che a Ostellato. Nella fattispecie questo progetto sulla sostenibilità ambientale è stato sviluppato nella sede staccata di Ostellato. In questa sede tutti gli alunni della scuola, coordinati dalla professoressa Pintus, perché nel suo curriculum aveva delle competenze che le consentivano di poter dirigere la questione, hanno fatto diversi interventi sulla sostenibilità ambientale. Quindi, per esempio, hanno creato del sapone con delle cose biologiche, quindi è diventato un sapone biologico, hanno creato della carta con i rifiuti che venivano sostenuti, hanno camminato a piedi, quindi hanno fatto anche attività all'aria aperta e poi si sono occupati di partecipare a tutte le attività che venivano fatte su questo tipo di intervento nel territorio di Ostellato. I ragazzi naturalmente si sono entusiasmati di questa cosa, hanno presentato questo progetto e questo progetto è stato valutato in maniera positiva, per cui abbiamo vinto questo progetto TESI come scuola italiana. All'incontro sono intervenuti anche Giorgio Bellini, assessore all'ambiente della provincia di Ferrara, Federica Pintus, docente dell'Istituto Navarra, e Paola Verlicchi, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria, che hanno sostenuto l'importanza della scuola quale veicolo principale per educare le nuove generazioni alle buone pratiche di sostenibilità. Poi tutto si concluderà a febbraio anche con una mostra in Castello sulla sostenibilità, una mostra scientifica alla quale sono invitate tutte le scolaresche e le scuole medie superiori.